siamo vicini a Trieste. Quella. Fa un caldo pazzesco e siamo al primo servizio importante, non di musica, quindi bene, eh? Allora, chi dobbiamo beccare? Virnalisi. Questo è poco come sicuro. Maria Tabù, la Comicini. Ok, dobbiamo sì, la Comicini, ma poi anche la ragazza, quella anche che fa la ragazza, la film, sì, insomma, certo. Cavoli, poi il suo primo film. Apparente, ma lei non è quello che ha scritto la sceneggiatura di Malizia, giovanissimo. No. No, lei ci sta prendendo. No, no, non sono io, no. Veramente. No, è lei. È lei ci sta in vita mia. Ci anticipa qualche cosa del film. Che è molto bello, sarà sicuramente molto bello. Sì, molto bello. Questo era scontato? Sì. No, dire no. Ma prevedete per i film, prevedete un successo pari a quello che è stato per il libro. Di più, molto di spero. Molto di più. Io faccio Ilaria, che è la figlia di Olga. Come ti sei trovata? Benissimo. Benissimo. Mi dispiace di finire, perché è stata una bellissima. Com'è la fine di un film? L'ultimo giorno che. Com'è? Come emozioni? Com'è? Beh, un po' uno è contento perché finisci qualcosa. Però un po' dispiace. Un po' dispiace lasciare tutti così. Tu hai letto il libro prima di venire sotto o dopo? Dunque non hai. No. Non ti sei fatta condizionare. No, assolutamente. È il tuo primo film questo? È il secondo. È il secondo. Il primo l'ho fatto 2 anni fa ed è uscito però solo all'estero, in Germania. Com'è lavorare con Virnalisi, con Margherita? È emozionantissimo perché. E per certi versi blocca anche perché sono di una bravura impressionante. C'è tanto da imparare. Sì, infatti molto. A vederle quello sì tanto. Il personaggio è molto conforme a quello che sono anch'io. Certo. Più o meno, fortunatamente non ho avuto da fare grandi lavori, insomma, su questo punto di vista, però sì, è un ruolo difficile perché è molto intimista, quindi bisogna un po' scavarsi dentro. Io ero un po' scettico perché vabbè, lui non l'ha letto il libro. Allora. Dice che è troppo, no, perché che sai, quelli primi no, non è vero, è molto femminile, in effetti sì, il libro è molto, però è bello, infiocchettato. Sì. Ah, vabbè, sì. L'importante è farlo 2 minuti al giorno, almeno una volta. Allora ragazzi, adesso arriverò. Grazie. Accidenti Edo, vieni giù che adesso mi sa che iniziano con l'ultima scena. Sì, l'ultima. E quella lì dove c'è l'incidente, no? Sì. Ma ti rendi conto che fortuna che abbiamo avuto? Sì, io verrò morso da una vipera qua, però è bene. Che caga sotto che sei, io so, per esempio, paura di tutto. No, che qui ci sono le vipere cornute, bisogna stare. E allora beccano solo te, mi sa. Sì, sarò l'unico. Quello lì muore per finta, io per davvero. La cosa più agghiacciante di un incidente è appena tutto si ferma, che c'è quel silenzio mostruoso. Di sì, è il silenzio mortale. Esatto. Immediatamente che si finisce. Esatto. Istantaneamente che si finisce, là il y a du bruit, allora là. Mi sembra anche molto realistica per il tipo di incidente che deve essere, non muore la bambina, capito? Per un film così, perché io ho sentito da lei che è appassionatissima di questo romanzo, un romanzo che poi è intimista in fondo, e trasportarlo, avete dovuto cambiarlo, c'è stato l'apporto creativo anche filmico. No, la cosa che abbiamo cambiato di fondo è che nel libro è un diario scritto da una nonna a qualcuno che è la nipote, che noi vediamo nella storia ma non c'è, invece qui esiste il capovolto, cioè... Ragazza torna dall'America in questa casa deserta e trova, tra le morte, trova un diario. Ah, e dunque lo. Ah, sono due protagonisti, la nonna e la nipote, quella che scrive e la ragazza che legge. Sì, anche perché, cioè, a quanto mi hai detto, la stessa nipote che non ha un nome, riuscire a portare un personaggio senza nome. Si chiama Marta. Marta? Sì. Ma non c'è scritto. No, non c'è scritto. Gli abbiamo dato un nome, l'abbiamo nominata. Infatti. La ringraziamo tantissimo. Andremo a vedere il film. Arrivederci. Grazie.